Hello, bentornati sul mio canale, mi chiamo Samuele e vi do oggi il benvenuto su un nuovo video di Amazon. Stamattina mi sono svegliato, sono andato a spulciare come sempre le notizie giornaliere e mi sono imbattuto in prime pagine veramente assurde. Natale senza Amazon. Questo Natale non acquistiamo su Amazon. Così mi sono andato a leggere gli articoli che parlavano di questo argomento e ve ne parlo in questo video dicendovi la mia. Buona visione. Ho scoperto che questa qui è una petizione che è cominciata dalla Francia, firmata anche dalla sindaca di Parigi, che possiamo trovare al vertice di questa petizione. La petizione è molto semplice, cioè non è che le parole già lo dicono. Natale senza Amazon, ovvero viene chiesto a noi consumatori finali questo Natale, vista la situazione che stiamo passando tutti quanti, chi un po' di più, chi un po' di meno, di non acquistare regali direttamente su Amazon, ma di acquistarli nei piccoli negozi di quartiere affinché comunque possano riprendersi dalla situazione che stanno passando molto molto drastica, perché comunque gli incassi sono andati sotto lo zero, perché alcuni hanno addirittura chiuso. La petizione fa una riflessione riguardo la grandezza dell'azienda e viene fatto un calcolo stimando che se mettessimo in ordine uno di fianco all'altro tutti i magazzini di Amazon oggi costruiti sulla superficie mondiale occuperebbero 2 milioni di metri quadrati di terra, equivalgono a circa 185 campi da calcio. Amazon si è difeso subito dicendo che comunque un articolo ogni due che vengono venduti non appartengono ad Amazon, sono articoli venduti da terzi ma spediti tramite Amazon, perché ovviamente c'è anche questa possibilità, non è che tutto quello che comprate su Amazon sia di Amazon, alcuni articoli sono venduti da Amazon e spediti da Amazon e altri sono venduti da tizio e spediti da Amazon. Noi commercianti possiamo usare la piattaforma di Amazon solamente per spedire gli articoli, sono i nostri però i soldi che incassiamo da quegli articoli, ovviamente Amazon prendendo una percentuale, però comunque non guardiamola in piccolo, guardiamola un pochino più in grande, perché affinché guardiamo supermercati, grandi aziende, grandi marche, ovviamente vendere su Amazon è semplice, perché comunque sono in tanti a lavorare, c'è un grande backstage di lavoro, non è la signora di 50 anni che sotto casa ha un'attività dove lavora da sola dalla mattina alle 9 alla sera alle 7. Cioè purtroppo queste persone a volte non sanno neanche come si comincia a vendere su Amazon. Punto 2, non hanno neanche le risorse per cominciare, perché comunque la vendita su Amazon è un lavoro gigante, serve qualcuno che comunque gestisce tutta questa vetrina di prodotti. E la signora che lavora da sola dalla mattina alla sera non ha purtroppo magari i soldi per permettersi di pagare lo stipendio a un'altra persona che si occupa della vendita online. Quindi, vedendola da questa situazione, io preferisco magari andare dal ferramenta che ho sotto casa a acquistare un cacciavite, magari anche pagando un euro in più, piuttosto che comprarlo direttamente su Amazon. E ovviamente rinuncio alla comodità che il prodotto mi arriva dietro la porta di casa. C'è un ultimo punto da analizzare che è molto importante, perché non la vediamo in modo così semplice. Io la vedo anche così. Amazon è una grande azienda, però guardiamo anche questo punto di vista. Jeff Bezos è il creatore di Amazon, il più ricco dell'azienda. Io ho lavorato da Amazon, il mio stipendio era uno stipendio normale. Tu magari che stai guardando questo video hai lavorato da Amazon, il tuo stipendio è normale. Se tutti quanti noi cominciassimo ad acquistare dal negozietto sotto casa, mio cugino perderebbe il posto di lavoro, perché Amazon fa contratti mese per mese, arriva a un punto con questa petizione che non ha più tanti ordini quanti dipendenti necessari per gestire quegli ordini, e quindi è costretta anche l'azienda a mandare via Tizio e Caio. Quindi siamo un po' in bilico a mio parere, dobbiamo stare un po' attenti. Certo, devo dire che comunque mio cugino ha lavorato durante tutto il lockdown sempre con il suo stipendio misero, ma a differenza del negozietto sotto casa lui ha lavorato sempre, quindi secondo me siamo su un 70-30, meglio acquistare dal negozietto sotto casa, anche se così mettiamo un po' in difficoltà il povero lavoratore che lavora dentro Amazon. Ok raga, questa qui era la mia opinione, il mio punto di vista. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, fatemelo sapere anche su Instagram con un direct, seguitemi su Instagram samuele.ribari. Nei prossimi giorni continuerò a seguire la vicenda e poi ne discutiamo di nuovo e vediamo un po' che strada prende la situazione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, a presto con un nuovo video. Bella raga!